benvenuti all'Economist della settimana con Mario Lemi e Alessandro Simonetti. Oggi commentiamo un articolo molto curioso dal titolo Balinese Temple Monkeys are Sophisticated Thieves. Infatti nel tempio di Uluwatu a Bali ci sono delle scimmie che derubano i turisti in visita e che ridanno indietro gli oggetti rubati soltanto in cambio di una ricompensa, chiaramente in cibo. La cosa interessante è che queste scimmie sono in grado di conferire un valore agli oggetti che rubano. La ricompensa che chiederanno sarà relativa all'oggetto che hanno rubato. Se rubano un telefonino chiederanno una certa quantità di cibo, se rubano una penna una quantità molto minore, ad esempio. Questo è uno studio che è stato fatto da Jean-Baptiste Leca dell'Università di Lethbridge in Canada, che insieme ad altri collaboratori ha studiato circa 2.000-2.200 interazioni tra queste scimmie e i turisti in visita, vittime dei loro furti. Questa cosa è veramente interessante perché, anche se non ne parla specificatamente l'articolo, dimostra come queste scimmie siano capaci di una teoria della mente, no? Theory of mind, cioè siano capaci di farsi internamente una teoria su cosa l'altra persona sta pensando, che è una capacità principalmente umana, no? È molto importante per noi capire che cosa l'altra persona sta pensando. Theory of mind, quella che utilizzano i pokeristi. Esatto, i pokeristi sono bravissimi nella theory of mind, quindi non solo io capisco quello che tu stai pensando, ma io capisco quello che tu stai pensando che io stia pensando. O ancora meglio, io capisco quello che tu stai pensando che io stia pensando che tu stai pensando. Ecco, i pokeristi arrivano tranquillamente a un quarto grado di theory of mind. No, sto pensando, io so che tu sai che io so che tu sai che io so. Quindi è fondamentale comunque nella contrattazione, in qualsiasi rapporto economico e di commercio tra esseri umani. Esiste una zona del cervello adibita alle scelte economiche? Sì, casualità, è uscito proprio un mese fa, il 17 dicembre, questo numero di Nature, in cui c'è un articolo dove si dimostra proprio che le scelte economiche sono letteralmente nella corteccia orbitofrontale, cioè nella neocorteccia del nostro cervello che si trova subito dietro gli occhi. Adesso questi ricercatori hanno nello specifico analizzato il comportamento di una scimmia chiamata macaca mulatta e attraverso la stimolazione di questa regione del cervello hanno visto che le scimmie facevano delle scelte migliori o peggiori a seconda che i neuroni di questa regione erano stimolati oppure erano un po', diciamo, addormentati. Queste scimmie sono in grado di rubare, di contrattare, gli manca solo la parola e poi sono degli esseri umani praticamente. Sì, gli manca solo la parola e gli mancherà per sempre perché l'unica scimmia in grado di parlare è l'essere umano e per un motivo dovuto non solamente al cervello ma anche proprio alla conformazione della bocca. Infatti il fatto che noi abbiamo la parte orizzontale del nostro cavo orale uguale come lunghezza a quella verticale ci permette di vocalizzare come vocalizziamo, okay? Quindi le scimmie non saranno mai in grado. Ma scusami Mario, c'erano dei nostri antenati in grado di vocalizzare in maniera più sofisticata delle scimmie? Molto probabilmente questa capacità di vocalizzazione è emersa piano piano nel tempo. Adesso se pensiamo all'Homo erectus, che è il nostro antenato per eccellenza, no? Che ha attraversato 2 milioni di anni della nostra preistoria, l'Homo erectus era fisicamente come noi, quindi era alto intorno a 1,80 m, sicuramente più robusto perché non stava tutto il giorno davanti al computer, andava a caccia, ma era estremamente evoluto come primate. Era un essere in grado di produrre dei manufatti di pietra particolarmente elaborati, manufatti che sono evoluti nel tempo, e soprattutto era in grado di diffondere la tecnologia utilizzata per produrre questi strumenti non solo in Africa, ma poi anche in Europa e in Asia. Quindi era un bipede molto, molto intelligente. Aveva come grande differenza con noi la testa. Quindi uno aveva il cervello più piccolo di noi, non tantissimo, cioè noi abbiamo un cervello di 1,5 litri, l'Homo erectus più o meno aveva il cervello di 1 litro, quindi 2/3 del nostro cervello.
E due, sicuramente non parlava proprio per quello che abbiamo detto adesso, cioè aveva il muso un po' lungo. Ma quello che si è osservato è che man mano che il genus Homo si avvicinava al nostro profilo, quindi aveva una fronte sempre più pronunciata, sicuramente un effetto della nostra necessità di poter comunicare meglio, ma di poter anche contrattare meglio, no? Di avere una teoria della mente sempre più raffinata, quindi pensare, no, questa riflessione su cosa sta pensando l'altro fatta molte volte. Quindi man mano che la fronte andava avanti, la parte inferiore della faccia andava indietro, quindi la faccia si appiattiva verticalmente e quindi più diventavamo contrattatori e più diventavamo capaci di emettere suoni, vocalizzazioni più complesse, un po' come se le due cose si fossero rincorse a vicenda. Quindi vuoi dire che la necessità di contrattare sia stata una sorta di spinta evolutiva, un po' come la giraffa che ha il collo lungo perché doveva andare a cercare il cibo più in alto? Esatto, quindi un po' l'evoluzionismo di Lamarck. Ora, ovviamente l'evoluzionismo di Lamarck è stato quasi ridicolizzato, no, con questa storia del collo della giraffa, ma è qualcosa che comunque ha del vero. Adesso viene riconosciuto da Darwin stesso che nel quinto capitolo, abbiamo una copia proprio contemporanea di Darwin dell'Origine della specie, nel quinto capitolo dice: la variabilità è in stretto rapporto con le condizioni di vita cui una specie è stata esposta per molte generazioni. Cioè, se noi esponiamo un essere vivente, una specie, per molto tempo a una certa necessità, è possibile che sviluppi un adattamento per adattarsi a questa necessità. In questo caso è possibile che la necessità di poter contrattare meglio ha portato a una miglior capacità di vocalizzare e viceversa sicuramente una miglior vocalizzazione ha ovviamente portato ha una miglior capacità di contrattazione. Ma quindi non è successo che 50.000 anni fa improvvisamente l'uomo ha iniziato a parlare e si è trasformato in quello che noi oggi definiamo Homo sapiens? No, secondo moltissimi paleoantropologi non è, la storia non è così semplice, no? Non è che a un certo punto ci cresce il gene della parola e noi diventiamo intelligenti e loquaci. Se io prendo un granello, due granelli, tre granelli di sabbia, quando è che ho un mucchietto di granelli di sabbia? Se ne ho tre sicuramente non dirò che ho un mucchietto, se ne ho 100.000 sicuramente dirò che ho un mucchietto di sabbia, ma il passaggio non è immediato. Similmente l'intelligenza dell'essere umano non è che improvvisamente è diventato Homo sapiens, c'è stato un passaggio graduale e un passaggio graduale soprattutto alla capacità di comunicazione da gesti, grugniti, che del resto vengono utilizzati gli uni dai gorilla e gli altri dagli scimpanzé, a una vocalizzazione sempre più complessa. Non è che improvvisamente l'essere umano si è svegliato una mattina e ha cominciato a declamare Shakespeare. Quindi il processo evolutivo dell'essere umano, in particolare del linguaggio, è sempre in atto. Sicuramente non stiamo migliorando la nostra capacità di vocalizzare, ma stiamo migliorando chiaramente la nostra capacità di comunicare. Se pensiamo all'avvento della scrittura, poi all'avvento della stampa e poi la comunicazione digitale, quello che stiamo vivendo oggi, la capacità dell'Homo sapiens di comunicare all'interno di una società non è che sta evolvendo, in questo momento sta esplodendo probabilmente come non è mai successo nella storia della nostra specie. Però quello che sta succedendo è che attraverso la comunicazione digitale la comunicazione stessa si sta trasformando in qualcosa di sempre più sintetico. Diciamo, ci sono due tipi di comunicazione, no? Sintassi e semantica. Diciamo un po' la quantità di dati che riesco a inviare e la quantità di informazione utile che riesco a inviare. Allora, se mi guardo una partita di calcio in altissima definizione, ho tanti dati, poi è divertimento, no? Non è che sto imparando qualcosa di nuovo, comunque sto imparando poco di nuovo. Se mi guardo una lezione dell'MIT anche a bassa definizione, la quantità di dati che mi arrivano è minore, ma la quantità di informazione
è maggiore. Diciamo che è aumentata comunque la nostra banda, ecco, mettiamola così. Siamo a banda larga come comunicazione adesso, no? Perché possiamo mandare tanti suoni a lunghissima distanza con le immagini e tutto quanto. Ovviamente non vuol dire che è aumentata la nostra capacità di diffondere informazione intelligente, per così dire.